Affinché la risposta all'emergenza sia efficace, tutti devono essere coinvolti. Ciò include le persone con disabilità. Sono sempre tra le più colpite da disastri e conflitti, le più escluse dagli aiuti e troppo spesso sono coloro che hanno meno probabilità di essere coinvolti nel processo decisionale. Nel 2019 la Interagency Standing Committee ha aperto una nuova strada nell'affrontare queste disuguaglianze. Ha predisposto insieme a 600 parti interessate, comprese le organizzazioni di persone con disabilità, una nuova serie di linee guida per gli operatori umanitari. Le linee guida IASC per l'inclusione delle persone con disabilità nell'azione umanitaria stabiliscono i passi essenziali che gli operatori umanitari devono seguire per raggiungere tutte le persone con disabilità durante qualsiasi situazione di crisi. Il capitolo 5 di queste linee guida si concentra sulle partnership con le organizzazioni di persone con disabilità e la loro emancipazione, organizzazioni anche conosciute come OPD. Le OPD sono estremamente diverse per numero di membri, ubicazione, dimensioni e scopo. Hanno già molte priorità mentre continuano a lottare a favore dell'inclusione nella vita quotidiana. Non tutte avranno una missione o un'esperienza umanitaria. Ciononostante, le OPD devono essere coinvolte in modo significativo in tutte le fasi del programma umanitario, dalla preparazione alla risposta al recupero e a tutto il monitoraggio e le valutazioni necessarie. Una partnership paritaria non è solo importante, ma cruciale. Ci deve essere un'adeguata attenzione alle risorse, comprese quelle finanziarie, in modo che le OPD possano impegnarsi e supportare, non lasciando indietro nessuno durante una situazione di emergenza. Le OPD offrono una moltitudine di soluzioni per affrontare tutti i punti della crisi. Sostengono l'identificazione delle persone con disabilità nelle loro comunità. Educano gli operatori umanitari riguardo le disabilità attraverso la loro esperienza vissuta. Rafforzano le campagne di advocacy con i governi nazionali e locali per assicurare che i servizi siano inclusivi. Individuare le azioni chiave che devono essere realizzate per politiche e pratiche inclusive. Sostenere la raccolta di dati e monitorare altresì l'inclusione delle persone con disabilità durante la crisi. Anche in situazioni umanitarie dove non esistono OPD, le persone con disabilità che rappresentano la popolazione interessata devono comunque essere identificate, incluse e consultate. Le linee guida IASC chiariscono che un partenariato paritario tra gli operatori umanitari e le OPD, completamente finanziato e stabilito prima della crisi, è fondamentale per garantire che tutte le risposte siano pienamente inclusive. È vitale che le linee guida IASC vengano utilizzate da tutti. Infatti, è un obbligo legale per le OPD essere coinvolte nell'azione umanitaria in modo che i diritti delle persone con disabilità possano essere rispettati, protetti e garantiti.